Dottor Potenza, Groupama Asset Management si è aggiudicato le Fonti Awards 2017 come fondo dell'anno per l'innovazione. Come commenta questa vittoria? Con grande soddisfazione. Il progetto del Supply Chain Fund ad oggi, quindi da un anno dal suo lancio, ha coinvolto per più di 3 anni e mezzo diverse controparti dal punto di vista accademico, industriale e anche tecnologico. La nostra visione sin dall'inizio è stata quella di avvicinare il mondo degli investitori istituzionali al mondo delle imprese italiane per creare una nuova fonte di finanziamento per le imprese che si affiancasse a quello tradizionale bancario. E ci siamo riusciti. L'ha proprio citato, il Supply Chain Fund è stato il primo fondo di direct lending in Italia. Che impatto e che conseguenze sta avendo? Ecco, diciamo, il prodotto che abbiamo ideato è veramente un prodotto innovativo. Quando innovazione in finanza per gli ultimi 10 anni è sempre stata contraddistinta e associata a prodotti complessi. Per noi invece l'innovazione deve essere semplicità. Oggi la normativa, come dicevo prima, consente il lancio di questi veicoli di direct lending che uniscono il mondo degli investitori direttamente al mondo delle imprese con il fintech, quindi con la tecnologia. E noi abbiamo lanciato una piattaforma che gestisce tutto il credito, i crediti commerciali che compriamo, che si chiama Fifty, e che permette di semplificare e rendere in maniera molto più dinamica ed efficiente dei servizi finanziari che fino a ieri erano un pochino appesantiti da tutta la parte burocratica. Perfetto, quindi ha detto anche che cosa significa per voi innovazione, ma come si fa a continuare ad innovare, quali sono i progetti che avete in cantiere per il 2018? Diciamo, noi col Supply Chain Fund oggi aiutiamo le imprese nei loro bisogni di attivo circolante, quindi nella liquidità. Abbiamo studiato, perché facciamo parte dell'osservatorio del Politecnico di Milano del Supply Chain Finance, abbiamo analizzato con loro i bisogni di capitali delle imprese. Ad oggi tipicamente le PMI italiane si indebitano a medio-lungo per pagare le spese correnti, quindi invece di finanziare la crescita. Noi con questo prodotto aiutiamo le imprese nei loro bisogni di liquidità, quindi l'attivo circolante. Il prossimo prodotto è quello di ideare e magari aiutare le imprese anche a farle crescere anche sul medio-lungo. Quindi lo sforzo maggiore a un anno dal lancio del prodotto, diciamo, con soddisfazioni e anche relativi successi, è stato quello proprio di creare un canale diretto di finanziamento alle imprese, ma anche di dialogo, cosa che prima mancava. Perfetto, che ci auspichiamo continui ad esserci. Grazie e ancora complimenti. Grazie.